Ciao ragazzi, io sono Red e bentornati in questo nuovo incredibile video, corretto. Oggi facciamo un versus, era da un po' che non ne facevamo, quindi sono bello carico per partire. Andremo a prendere e mettere a confronto in una sfida fino alla morte, stile Battle Royale, rispettivamente il PP-19 di produzione sovietica e l'MP-5, fucile tedesco, famosissimo in tutto il mondo. E PIA, pezzo di merda. Ovviamente andremo ad analizzare più che altro il lato tattico, il lato estetico e il lato pratico per il soft air, quindi non ci saranno valutazioni sulle repliche vere, in quanto qui si parla di soft air e io non ne so abbastanza per poter parlare anche del resto, quindi vi darò le mie opinioni. Mi raccomando, sono, come ho appena finito di dire, mie personali opinioni. Così sembra uscito da un film di Michael Bay. Quindi siete liberi di non essere d'accordo e siete liberi anche di discuterne nei commenti in maniera civile, posata e soprattutto gentile, perché sennò ci resto tanto male. Detto ciò, bando alle ciance e partiamo. Oggi c'è veramente pochissima luce, mi sono dovuto mettere di fianco alla vetrata per ricevere un minimo di illuminazione decente. E per quelli di voi che stanno chiedendo perché non usi delle luci red, l'unica risposta che posso dare è per la Marzo Boxing Maker. Come detto, oggi metteremo a confronto l'MP5, mitraglietta tedesca famosissima, Heckler & Koch, non si pronuncia così, lo so, sempre una 9 mm, sempre con un taglio ovviamente molto molto leggero e famosissimo e soprattutto estremamente nota perché ha un sistema di ball catch, in questo caso di incameramento della cartuccia, nel nostro caso semplicemente di apertura dell'otturatore, a cui si può dare una sbella per farla chiudere. L'ho ciccata. L'altra replica invece di cui andremo a parlare è il PP-19, come detto, di stampo ovviamente sovietico, lo si può notare perché ha delle features che ricordano in maniera abbastanza prorompente, abbastanza netta, il design del Kalashnikov, quello proprio originale, non dirò né 47 né 74, tanto comunque ci sarà qualcuno che avrà da ridire, quindi del Kalashnikov, ok? Del fucile ideato dal signor Kalashnikov. Ha anche questo delle features molto interessanti, trovo che tra l'altro abbiano finalmente sistemato una cosa che io ho sempre abbastanza detestato nella K, ovvero il sistema di aggancio dei caricatori, che in questo caso invece mi piace veramente tanto. Vi dico già che al netto della mia malpreferenza nei Kalashnikov, nel senso che tendo a preferire la piattaforma R15M4, questo è una bomba. Fa parte appunto di uno di quei fucili che, valutando la piattaforma K47, Kalashnikov, quello che volete, mi piace veramente veramente tanto. Partiamo parlando dell'MP5 e ci teniamo questa bomba, perché effettivamente è una bomba, dopo. Cosa si può dire dell'MP5 che non sia già stato detto o mostrato all'interno di prodotti mediatici di vario tipo? È una mitraglietta da 9 mm che nel caso del soft air ovviamente funziona come un fucile normale, semplicemente con caricatori un pochino più slim e ovviamente più leggeri. In questo caso ho in mano un MP5 Blue Line della Cima, uno dei pochi prodotti Cima che trattiamo perché è fatto veramente molto bene, che ovviamente è provvisto di rail, cosa che non è scontata, ovvero come vedete ha già un suo sistema rail, a differenza dell'originale che sta apparendo adesso, che invece il rail non ce l'ha. Troviamo ovviamente il tipico calcio fisso, ce ne sono di vari modelli, anche quello ovviamente telescopico che va a rientrare nell'impugnatura in modo tale da compattarlo e renderlo veramente molto slim, ha le tipiche tacche di mira crook tedesche, quelle a cui siamo stati abituati, quindi con questo turnello che andiamo a girare a piacimento, e come possiamo vedere non ha, come la maggior parte degli MP5, la slitta per montare il mirino, ma ha i suoi agganci apposta, che sono proprio questi qui, dove ci si può andare poi ad agganciare il mirino o l'ottica. Ovviamente questo viene provvisto di copriris e impugnatura e soprattutto, cosa più importante rispetto a quelle cagatine lì, c'è il sistema del ball catch. All'interno ha un gearbox, fuoco, grazie. Ha un gearbox V3, quindi abbastanza standard, non è niente di particolare. Reperibilità dei caricatori abbastanza buona, nessun tipo di problema da quel punto di vista lì. È
abbastanza modulare, come valeva anche per ovviamente il G36, perché sempre da lì vengono, quindi sono repliche che si possono adattare facilmente. E soprattutto una cosa che a me piace molto, l'MP5 per me va addobbato come l'albero di Natale, visto che ormai siamo quasi in periodo, ovvero va poi andato a modificare a seconda delle preferenze di ognuno, e questo modello in particolare secondo me si sposa molto bene. Ultima cosa che ritengo degna di nota è che, oltre ad avere uno spegnifiamma stupendo che io adoro, ha anche lo sgancio rapido, quindi possiamo andare a montare e mettere facilmente il suo silenziatore o altra roba che è pseudo dedicata, però che comunque va ad aiutare un'estetica di fucile veramente molto bello. Ultima cosa che mi sono dimenticato perché sono un pirlone, troviamo ovviamente questo sistema di selettore di fuoco, che personalmente non mi fa impazzire, è fatto sicuramente bene, trovo che sia un pochino scattoso e soprattutto mi dà fastidio qui, è troppo grosso, tendo a prenderci contro, non mi fa impazzire. Al netto di queste cose però ovviamente siamo davanti a uno dei fucili più amati della storia, compreso il mio. Questo perché, se anche ha dei lati tecnici effettivamente che trovo un pochino scomodi, rimane un'arma, una replica, estremamente valida ed estremamente comoda nell'utilizzo. Questo vale anche però per l'arma vera, quindi potevo dire arma, vi vedete. Parliamo infatti della praticità di utilizzare un MP5. Qui si fa sentire parecchio per vari motivi. Primo di tutti è ovviamente una replica molto compatta, non vi sarà possibile andarla a prendere in C-clamp, quindi mettendo la mano in questa maniera, perché troveremmo l'otturatore qui. Noi lo possiamo anche fare, non dà più di tanto problemi, se non che ci punzecchia la mano. In quello vero ovviamente non si può, quindi è essenziale avere un'impugnatura tango down. Al netto di tutto questo è un fucile veramente ben fatto, ovviamente famosissimo e molto utilizzato. Andando avanti con le praticità e la peculiarità di questa arma, c'è un'impugnatura veramente ben fatta, perché è veramente semplice andarla a grippare, e anche il pollice, tutto quanto trova il giusto spazio. Il selettore di fuoco è veramente molto comodo perché lo troviamo lì, al netto del fatto che sia molto grosso e ambidestro, trovo che però con un minimo di praticità e addestramento si riesca poi ad andare ad essere utilizzato senza problemi. Il calcio personalmente fisso così mi piace molto, io lo trovo della lunghezza giusta, è comunque un fucile da CQB, quindi potrebbe essere più comodo andare a montare il calcio telescopico, che si va ad includere completamente all'interno del corpo dell'arma, e quindi poi dopo lo possiamo andare a collassare completamente senza dover andare a portare il calcio o sotto la spalla o completamente sopra e andarci a muovere obliquamente. Controlliamolo. Un'altra cosa che adoro sono i caricatori. Sono ovviamente super minuscoli, perché nella realtà spara un 9 mm, però è un 9 mm molto buono, molto semplice da utilizzare. Ovviamente sono facili da inserire, facili da trasportare, e soprattutto potete trasportarne veramente tanti. Ci sono sia maggiorati che monofilari, come reperibilità trovate di tutto e di più. Ovviamente questo è un modello elettrico, parleremo esclusivamente di modelli elettrici per comodità. Trovo che funzioni veramente molto bene, si può andare ovviamente a modificare per portarlo e farlo diventare magari un fucile da torneo, soprattutto in ambienti di CQB. Ha un peso abbastanza importante questo della cima, perché è full metal, quindi lo trovo leggermente pesante sul davanti, è utilizzabile in maniera comoda da qualunque tipo di operatore. Tasti di sgancio, leve, tutto fatto in maniera molto user friendly e non complicata da utilizzare, il che lo rende sicuramente una delle mitragliette tattiche per l'urbano migliori. Red, ok, ma l'MP5 è perfetto così, perché mai dovrei andare su una replica diversa, soprattutto sovietico, che dici sempre che gli occhio ti fanno cacare. Sto usando un po' troppe vocine in questo giro. Te lo dico subito, mio caro amico, perché ce l'ho già qui. Il PP19, quest'arma vi assicuro che per me se la contende a piene mani con l'MP5 e per certi versi lo supera largamente. Come prima parliamo dell'applicazione, di come è fatta questo affare, delle leve, dei tasti, del tutto, e poi dopo vi do le mie opinioni pseudo tattiche per poi fare una conclusione finale dove riassumiamo tutto quello che ho detto finora. Infrudelmento. Si vede un po' stacco. Ho schiarito un po' l'immagine, perdonatemi, ma oggi c'è veramente poca luce. PP19, troviamo sempre una mitraglietta in calibro 9 mm, 9x19, c'è scritto sui caricatori, quindi è vero. E in questo caso i caricatori sono ottenuti insieme con un doppio accoppiatore di caricatori, insomma io lo toglierei subito, mi fanno cacare anche quelli del G36, però ce l'hanno messa, quindi io ve la faccio vedere con l'accoppiatore.
Ovviamente troviamo la base, che è quella di un Kalashnikov in tutto e per tutto, partendo dalla punta del fucile e arrivando in fondo. Questi elementi ovviamente sono abbastanza plateali, però vi dirò che se in un fucile d'assalto questi tendono personalmente a darmi un po' di fastidio ed essere veramente complicati secondo me all'inizio, per questo modello non è il caso, anche perché ha tenuto gli elementi migliori del Kalashnikov, secondo me, o gli elementi più emblematici, piacevoli anche per l'operatore che ormai ha imparato a utilizzarlo, e li ha riadattati e migliorati su una piattaforma ovviamente 9x19, quindi ovviamente una mitraglietta, quindi per ambito un pochino più stretto. Partiamo dal fondo e arriviamo alla punta. Troviamo un calcio ovviamente abbattibile in metallo, che si può poi andare a chiudere e si blocca perfettamente senza problemi, quindi poi lo posso andare a chiudere e compattare in questa maniera super comoda, come se fossi un mercante di schiavi serbo. Mi dissocio e sto scherzando. Ovviamente lo si usa principalmente aperto, è molto più bilanciato dell'MP5 per quanto sia praticamente full metal, fatta eccezione per l'impugnatura, il ricevitore dei caricatori, ma solo il ricevitore dei caricatori. Infatti solo questa parte qua è in polimero, questo è tutto metallo, quindi impugnatura ovviamente, ricevitore dei caricatori e ovviamente il paramano che troviamo in polimero. È un polimero veramente ben fatto, anche perché questo è un PP19 prodotto da LCT, che sinceramente di AK se ne intende, fuoco. Infatti fanno dei prodotti che sono veramente molto validi, questo mi sta facendo venire una acquolina in bocca che la metà basta. Per il resto ovviamente sono caratteristiche tipiche della AK, come per esempio il selettore di fuoco, così in sicura impedisce lo scarrellamento, se invece lo andiamo a posizionare così siamo in raffica e così in singolo. Ha un selettore molto morbido, mi piace molto di più rispetto a quello dell'MP5 e devo dire che non è duro come la morte, come normalmente è, e riesco facilmente a mettere singolo, sicura, raffica e tutto il resto. All'interno troviamo tra l'altro un gearbox V3, quindi è perfettamente identico all'MP5, può essere andato a modificare senza problemi, senza dover tirare 12 madonne e mezzo, perché ovviamente ha degli interni un pochino più complicati rispetto ad altri fucili, benché ovviamente l'esterno sia estremamente particolare, e vi torno a dire, io lo adoro. Sempre caratteristiche tipiche della K è ovviamente la parte del castello superiore, che in questo caso è fatta veramente molto bene, perché a differenza della maggior parte degli AK questo è tenuto fermo con un pernetto, quindi questa parte sopra non mi vola via, e nel momento in cui lo devo andare a chiudere senza clippare i cavi, che rimane comunque abbastanza macchinoso, dover mettere la batteria. Questo qua cosa vuole? Il sistema vecchio? Cioè che il sistema ti do un cazzotto se non ti chiudi? Ah, Kalashnikov, ogni volta la stessa dannatissima storia. Ecco fatto, basta usare un po' di violenza. Ha ovviamente il sistema di sblocco, la batteria si mette in questa parte del castello superiore, è macchinoso, sì, ma allo stesso tempo non ci siamo molto abituati. È molto spartano, è fatto completamente in metallo, come avete visto, per chiuderlo gli basta dare una manata e lui si chiude, non gliene sbatte niente. È una replica molto solida, la sento ben solida in mano, non ha giochi, non ha movimenti strani, che me la rende molto molto piacevole personalmente. Sempre continuando con le caratteristiche made in Russia, troviamo un'attacca di mira regolabile, ovviamente molto carina devo dire, per quanto continui a preferire quelle che partono dal fondo della replica e arrivano sul davanti e non un blocco solamente in quella parte lì. E soprattutto, a differenza dell'MP5, troviamo già un rail per montare un'ottica. Allo stesso modo ovviamente non troviamo un paramano con slitte per montare a sua volta impugnature o altre cose. Questo è molto comodo, chiaramente quando andiamo ad equipaggiare la replica verrebbe comodo avere un'impugnatura frontale a seconda della presa che volete utilizzare. Per fare l'avvocato del diavolo vi dico anche però che una replica del genere non ha poi bisogno di essere pimpata così tanto per distanziarle, per differenziarla dalle altre, a differenza di MP5 invece, che se lasciato stock diciamo soffre un po', andrebbe equipaggiata. Questo è già molto particolare così di suo. Per gli amanti del genere troviamo ovviamente la slitta laterale nel caso uno si voglia andare ad attaccare uno di quei vecchi sistemi di aggancio del mirino superiore, ovviamente non ce n'è bisogno perché come detto c'è il rail, è meno modulare rispetto all'MP5, quindi non posso andare a sostituire così tanto componenti al resto, ma ripeto, in questo assetto mi piace veramente tanto ed è veramente molto comodo come il Tarraco. Parlando brevemente ovviamente dei caricatori di tasti di leve, molto semplice, troviamo i caricatori che si vanno ad agganciare nel sistema normale, quindi basta infilarli e non andarli ad agganciare lateralmente. Il tasto di sgancio è sempre qui, quindi li vado a togliere in modo più classico rispetto a quello
della K. Il tasto di sgancio però è molto simile a quello della K, quindi vado a premere in avanti per sganciarlo e poi dopo per metterlo dentro non c'è problema. Tra l'altro i caricatori in confezione sono monofilari, ne vengono forniti due, che è una gran figata. C'è ovviamente l'accoppiatore per metterli uno di fianco all'altro, ma non è necessario utilizzarlo per forza. Questo affare mi sta piacendo più del dovuto, adesso lo metto giù. Bene, è arrivato il momento di tirare quindi un pochino le somme riguardo a questa piattaforma e capire che cos'è che funziona, che cos'è che non funziona, qual è secondo me la scelta migliore tra le due. Partiamo da un presupposto: l'MP5 è molto più mainstream, è molto più utilizzato in serie, film, TV, nell'immaginario collettivo, che non è proprio immaginario collettivo, è un dato di fatto, ed è comunque una mitraglietta abbastanza mainstream, usata e stra-usata. Il PP19 invece è un'arma molto più di nicchia, molto più particolare, che infatti gli amanti del genere conosceranno e soprattutto apprezzeranno parecchio, perché al netto delle sue peculiarità, della sua forma un pochino più strana, un pochino più particolare, è veramente molto valida come mitraglietta. Parlo ovviamente dell'ambito del software, non solo perché il gearbox è lo stesso che viene usato per l'MP5, quindi andarlo a modificare, andare a metterci le mani dentro non è una bestemmia. I caricatori sono facilmente trovabili come quelli dell'MP5, ovviamente bisogna scendere a patti con un design molto simile a quello degli AK, perché come detto e come mostrato sono molto simili. L'MP5 invece è presente in molte più varianti ed è molto più customizzabile rispetto all'altro. Basti vedere questo che ho in mano, che invece è la versione con il paramano tutto bello tondino, rotolo di Scottex e il silenziatore incorporato, sempre con il suo slap per andare a chiudere l'otturatore. Questo addirittura è quasi tutto in plastica, quindi è molto leggero, e per i fan della leggerezza e delle armi veloci questo sarebbe perfetto. Infatti lo si riesce a utilizzare quasi come una pistola. È facile infatti vedere come già in modelli di MP5 molto simili tra loro ci siano delle differenze nella composizione, nella customizzazione abbastanza nette. Trovate tutti i link di quello di cui sto parlando in descrizione se vi volete andare a vedere i modelli specifici. Non essendo questa una recensione, cerco di andare abbastanza veloce per spiegarvi e dirvi le cose in maniera corretta e pratica. E ad ogni modo, per arrivare a una conclusione di questo lungo video, trovo che MP5 sia una piattaforma estremamente valida, estremamente bella. Non tra l'altro il solito M4, il solito mitraglietta, replica da software inesistente o robe del genere, che ovviamente ha un posto dovuto e inrimovibile, secondo me, all'interno delle mitragliette. E che comunque anche col suo design semplice riesce a differenziarsi in maniera abbastanza netta. Il PP19 dal canto suo è qualcosa per intenditori che si fa piacere veramente tanto, e non è semplicemente come quando avevamo fatto la recensione per esempio dell'MP9 versus MP7 versus PP2000, dove il PP2000 era veramente scomodo, impratico. Qui troviamo una mitraglietta veramente molto comoda, e lo riprendo in mano per questo, perché al netto del doversi accontentare di determinate cose tipiche di AK, che sono veramente poche tra l'altro, qui troviamo una replica veramente comoda anche nella selezione, anche nel movimento, con caricatori monofilari, che è solida, è veramente solida, ragazzi. Cioè, io l'adoro questa cosa. Personalmente mi piace veramente tanto, non so che altro dire, soprattutto per la qualità di materiali e ovviamente per la capacità di avere un prodotto che è di nicchia ma fatto veramente molto bene, senza compromessi. Perché tenete conto che normalmente prodotti di nicchia come questo qua hanno poi tutta una serie di problematiche. Vedi customizzazione interna, vedi il reperimento dei caricatori, vedi il reperimento dei pezzi di ricambio. Qui per l'80% i pezzi di ricambio sono tutti comuni con altri fucili, o perlomeno con fucili con gearbox serie V3, quindi anche modificarlo non è un problema, come già detto, e i caricatori sono facili da trovare, tanto quelli dell'MP5, quindi sono veramente a pari merito. Ovviamente il PP2000 è prodotto da LCT, quindi è di qualità un pochino più alta anche nel prezzo. L'MP5 è un cima, quindi lì siamo un pochino più in basso, per quanto i materiali di cui è fatto siano veramente spettacolari. Io vi ho dato tutte le informazioni perché vi possiate fare una bella idea. Ovviamente è un versus, ma non c'è un vincitore o un vinto. Ovviamente ogni fucile è per la persona giusta. Calcolate bene e vedete voi quale dei due si adatta meglio al vostro stile. Io penso di avervi detto tutto, vi ringrazio di essere stati qui con me in questo ragguardevole e abbastanza buio sabato pomeriggio. Io vi ricordo che in descrizione trovate tutti i link delle cose di cui ho parlato, quindi se volete approfondire, vedere un pochino più nel dettaglio tutti i tre modelli di fucili che vi ho mostrato oggi, potete farlo. Vi invito anche a cliccare sui link che trovate in descrizione, perché trovate non solo il link del mio Instagram ma anche quello del negozio, che, per ricordarlo tutte le volte, è il Monopoly Software di Reggio Emilia, che mi sponsorizza e mi permette di fare questi incredibili video. E vi ricordo di cliccare tutti i link in descrizione un sacco di volte, di mettere like,
iscrivervi al canale e attivare la campanellina. E già che ci siete, condividete anche il video, che magari ci aiuta a portarvi contenuti sempre nuovi. Io sono Red e noi ci vediamo settimana prossima con un nuovo incredibile video. Come al solito, stay angry!